Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, qui bisogna tornare a parlare un pochino di Inter perché mi lascia veramente perplessa questa situazione, no? Mediante la quale la gente giudica. No, allora oggi ho deciso di far polemico, no? Più del solito, perché ho deciso di discutere di una situazione un po' particolare. Sapete che l'Inter sta attraversando un periodo un po' delicato, ci sono varie situazioni in corso, tra poco noi le spieghiamo tutte, però il tema principale del video è un altro. Quindi andiamo a riepilogare un po' quello che è successo, però vi devo dire anche un'altra cosa, cioè vi devo raccontare alcune cose che riguardano ovviamente l'Inter, che hanno a che fare con questa squadra e anche altre squadre, non si parla solamente dell'Inter. Fra pochissimo andiamo di fatto a discutere di questa ovviamente situazione, di questa situazione molto importante. Che dovete fare? Tre cose semplici: l'iscrizione, il solito like, ovviamente la solita campanellina, ovviamente sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate ovviamente la solita campanellina delle notifiche, ovviamente non vi arrivano mai video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, io faccio fatica a capire una cosa, no? Molta gente mi parla della FIGC, mi parla delle accuse all'Inter e partiamo da qua. L'Inter ha avuto i primi problemi con questa situazione molto importante per quanto riguarda quella somma di denaro che Zhang aveva preso dal fondo in questione e poi non restituito. Quindi il fondo cosa fa? Entra nell'Inter, prende possesso e nuovo proprietario, quindi è di fatto, no, diciamo che diventa interna all'Inter, quindi questo fondo sa cosa deve fare, che è quello che fa sempre in caso di situazioni del genere a livello legale. Sapete qual è la cosa peggiore in tutto questo? Che l'Inter è accusato anche di altre due cose. La prima, una questione relativa alla partecipazione ai trofei. Cioè, negli anni scorsi l'Inter aveva tutto in regola per partecipare, era tutto normale, poteva esserci un equilibrio, non lo sappiamo perché è in corso un'indagine. Altra cosa, ma l'Inter le trattative degli anni precedenti le ha fatte legalmente? Anche qui non si sa perché c'è un'altra indagine in corso, quindi ci sono varie indagini in corso che riguardano ovviamente l'Inter, che continua a negare la realtà a se stessa. In generale, sui giornali, invece di dipingere un Inter reale, quindi un Inter, una squadra che all'interno ha problemi economici importanti, un fondo a cui comunque deve restituire una parte di denaro e quindi deve lavorare per questo fondo, altri debiti che sono ovviamente riferiti al bilancio, situazioni che ovviamente sono aperte, come quelle che vi ho spiegato, sui giornali italiani, tutto questo non compare, cioè compare solo su alcuni giornali che si prendono la briga di parlarne e che vengono accusati dagli altri di essere non propriamente corretti. Allora, io parlo in maniera molto molto chiara di questa cosa. Se voi foste un'altra squadra, voi sareste già in Serie C. Con un'altra squadra che ha tutto questo attorno, voi sareste già in Serie C. Perché voi non avete un problema solo. Voi avete il problema del fondo che vuole i soldi, il problema dell'iscrizione, quindi della partecipazione ai trofei, il problema delle trattative che stanno analizzando, quello relativo ai fattori di bilancio. Voi avete una marea di problemi, un sacco di problemi. No, proprio avete proprio una moltitudine, un elenco di cose che se fosse stata riguardante, se fosse stata avesse riguardato in realtà un'altra squadra, noi staremmo parlando di una squadra già punita. Come al solito l'Inter non viene colpita. 800 milioni di euro di debiti, più di 800 milioni di euro di debiti. 800. Quando mai una squadra in Italia ha avuto così tanti debiti? L'Inter è la squadra italiana ad avere più debiti. Perché l'Inter ha 800 milioni di debiti e la gente fa finta di niente? Perché l'Inter ha 800 milioni di debiti e questa cosa viene fatta passare come una cosa normale? Scusate, ma quando mai può essere normale? Ma in che modo avere 800 milioni di euro di debito può essere? Io non sto dicendo nulla assolutamente di clamoroso, ma per avere 800 milioni di euro di debiti, ma quando mai può essere una situazione normale? Quando mai una cosa del genere può essere giudicata normale a livello aziendale? Cioè mai. Già in situazioni classiche, una società che ha 800 milioni di euro da pagare in generale, già lì
sei abbastanza preoccupato. Figurati per una società come l'Inter che dovrebbe avere una continuità abbastanza, dovrebbe avere anche se vogliamo una costanza, no? A livello di lavoro e a livello di tutto. Come si fa da questo punto di vista a fare finta di niente? Come si E ci sono anche persone che dicono no, l'Inter c'ha tutti contro, c'ha la stampa contro, c'ha gli opinionisti contro, c'ha il popolo contro, c'ha i tifosi. Ma chi c'ha contro l'Inter? Perdonatemi. Ma l'Inter contro chi c'ha? Allora, la Gazzetta praticamente è lo sponsor ufficiale, quindi non è contro. Corriere dello Sport mi sembra abbastanza secco sull'Inter, nel senso non è che faccia molto, non parla molto. Tutto Sport c'ha contro, capirai, l'ha sempre avuto contro. In televisione, la Mediaset è a favore dell'Inter, la Rai è a favore dell'Inter, Sky è a favore dell'Inter, DAZN è basato sull'Inter. Cioè, a livello mediatico, non c'è uno che parli. Mi spiegate dove ci sarebbe questo clima contro l'Inter? Perché io non lo vedo. Cioè, non lo vedo. Per quanto io mi sforzi e cerco di capire, io non vedo niente di tutto questo. Ed è grave, è una situazione abbastanza grave perché non riesco a comprendere quale sia il gioco. Cioè, qual è l'obiettivo principale attualmente attorno all'Inter? Quello di ignorare gli 800 milioni? Cioè, di fare finta che questa società non abbia problemi, che sia tutto normale? Ma voi credete veramente che in Italia sia tutto normale questa cosa qua? Perché se voi venite da me e mi dite io credo che questa sia una cosa normale, io alzo le mani a questo punto, dico va bene. Allora siamo d'accordo, evidentemente abbiamo sbagliato noi. Ma non abbiamo sbagliato noi, ma quando mai l'Inter ha avuto qualcuno contro? Se ci avesse avuto veramente qualcuno contro, sarebbe in B, sarebbe già in B, ma in C sarebbe, dovrebbe ripartire direttamente dai dilettanti per l'insieme delle accuse che sono state rivolte. Però siccome siamo persone per bene e non stiamo qui a puntare il dito, noi stiamo semplicemente raccontando, facciamo cronaca, noi raccontiamo, cioè stiamo elencando semplicemente. Quali sono le accuse che sono state rivolte alla società? Non mi sembra di dire cose stupide. È scritto, eh? C'è scritto, non è che lo stiamo inventando, ci sono delle notizie che vengono documentate da questo punto di vista. Allora, mi puoi spiegare per cortesia perché bisogna fare tutte queste polemiche che non hanno senso? C'è un bilancio che parla chiaramente. Ci sono delle cifre che parlano chiaramente. Zhang si è fregato i soldi. Va bene, lo possiamo dire dopo mesi e mesi. Un soggetto che chiede aiuto a questo fondo esterno e poi non restituisce, ha fregato una parte di soldi. Ha preso i soldi e li ha investiti in cose inutili. Punto. Non è una mia opinione. Sono le cose reali, ce lo state vedendo. Quindi in tutto quello che noi stiamo discutendo, in tutto quello che noi discutiamo, di cui parliamo, mi spiego per quale motivo continuare in continuazione a negare l'evidenza. La parte economica dell'Inter è una parte fortemente rossa, ok? Non si sta parlando solo di conti e basta, si sta parlando di soldi, si sta parlando di gente che deve restituire delle somme, si sta parlando di indici. Capite? Libido. Io sono allibito. Io sono allibito dall'insieme delle stupidaggini che sto leggendo ultimamente. Tutti in silenzio per difendere l'Inter. Cioè, se per voi questa può essere giudicata una cosa normale, io a sto punto ti ripeto, io non parlo nemmeno. Sembra di stare in un universo parallelo in cui l'Inter è una società in salute, tranquilla, serena, pacifica, che può tranquillamente restare in Serie A senza problemi, non ha debiti, non ha prestiti, non ha fatto niente, non ha parlato di niente, non ha detto niente, non ha problemi societari, è tutto normale, capito? Noi siamo tutti contro l'Inter, a noi ci piace, sta così secondo voi. No. Perfetto, va bene così.
Benissimo, allora voglio sapere un pochino la vostra opinione qual è, quindi fatemi sapere un pochino nei commenti quali sono le vostre idee a proposito di questa situazione.